Il più vasto rialzo dell'azionario mai registrato prima aumenterà velocità entro la fine dell'anno e spingerà l'indice Standard & Poor's 500 fino al maggiore guadagno annuale degli ultimi 16 anni, in caso la storia decida di ripetersi. Lo slancio dell'S&P 500 ci mostra il migliore mercato azionario dal 1997. Ne parlo con Michele De Michelis, Michele è responsabile investimenti di Frame Asset Management ed è in collegamento internet da Massa. Ciao Michele, benvenuto a Vloganza, prima volta di Michele Vloganza. Grazie, buongiorno. Dunque, Michele, l'indice Standard & Poor's 500, il punto di riferimento del mercato azionario americano, è salito del 27% da gennaio a ottobre 2013. La storia ci dice che quando l'S&P 500 è salito di almeno il 10% nei primi 10 mesi dell'anno, poi ha continuato a salire anche a novembre e a dicembre. Nell'82% dei casi fino dal lontano 1928, secondo i dati della stessa S&P. Quindi, se a novembre e a dicembre lo Standard & Poor's 500 registrasse un aumento medio del 6%, arriverebbe a 1862 punti e 79, sarebbe il più alto livello di sempre. Credi nella storia che si ripete, l'indice Standard & Poor's 500 guadagnerà slancio entro fine anno? Credo che il mercato non scenda, ma allo stesso tempo non penso che salga moltissimo, anche perché ha già corso tanto e diciamo che un pochino tutti i manager vogliono mangiare il panettone con tranquillità, quindi difficilmente vedremo vendite, ma non penso neanche che ci siano grossi slanci a rialzo. Sono più positivo per il 2014, soprattutto nella fase iniziale. Invece di vendere azioni e assicurare i profitti durante i rialzi, gli investitori quasi sempre aggiungono azioni al loro portafoglio nell'ultimo trimestre dell'anno, convinti che i guadagni accumulati, ad esempio nei primi 10 mesi, aumenteranno negli ultimi 2. Il ritorno dell'indice Standard & Poor's 500 è stato positivo a novembre e dicembre in ogni anno dall'inizio del mercato toro nel 2009. Nonostante la crescita dei profitti societari stia diminuendo e la Federal Reserve stia considerando di ridurre lo stimolo monetario, questa è la tendenza del mercato e di solito, insomma, non paga, andare contro la tendenza delle azioni. L'andamento del 2013 consiglia di comprare per fine anno o almeno di non vendere adesso in attesa di vendere a livelli più alti? Sicuramente non bisogna vendere, almeno questo è il mio pensiero. L'errore che spesso fanno gli investitori è quello di voler aggiungere le azioni per l'ultimo trimestre, quando io invece ritengo che sia opportuno aumentarle, fare un attimino di gestione durante l'anno, per esempio quando c'è stato anche il ribasso di luglio, secondo noi poteva essere un ottimo momento per aumentare il peso azionario. Comunque non è a mio avviso il momento di vendere, e è vero che si sta parlando anche un attimo della Fed, però il fatto che avvenga o meno il tapering non è assolutamente scontato, quindi sostanzialmente rimango quite positive, come si dice in Inghilterra, senza essere particolarmente contento della situazione economica reale, però qualche piccolo segnale comincia a vedersi anche in Europa, quindi rimanere dentro, questo è il nostro consiglio. C'è un problema di disconnessione, Michele, tra l'andamento del mercato azionario al rialzo e l'andamento meno brillante dell'economia americana, tanto da non giustificare l'euforia delle azioni. Ma l'indice Standard & Poor's 500 sale da 8 settimane consecutive. Possiamo dire che l'azionario aspetta conferme dall'economia? E quanto credi debba preoccupare la divergenza tra azioni e economia reale in una decisione di investimento in questo periodo? Beh, direi che per la prima volta nella storia, almeno per quello che io conosco, è avvenuta una cosa strana, ovvero non è stata l'economia reale che ha, diciamo che ha influito sull'economia di carta, quella della borsa, ma è avvenuto il contrario. E anche in questo caso credo che sia stato evidente il comportamento della Fed, che secondo me è stato molto molto ben gestito. Praticamente
visto che l'economia stava andando in una, mi riferisco alla crisi del 2008-2009, quando abbiamo rischiato di andare in una depressione che poteva essere peggiore di quella degli anni 30, il fatto di aver immesso un'enorme quantità di denaro di liquidità sul mercato ha fatto sì che l'economia di carta, appunto della borsa, salisse per creare un effetto ricchezza che avrebbe dovuto e dovrebbe nel prossimo futuro portare a un aumento della spesa. In questo modo il consumatore americano potrà cambiare la macchina piuttosto che cambiare casa e quindi finalmente vedere l'effetto ricchezza che torna nell'economia reale. Quindi non come nel passato, che la borsa tendenzialmente anticipava di 9 mesi quello che avrebbe fatto con l'economia reale. Questa volta invece la borsa è salita a prescindere e anche moltissimo per creare un effetto, diciamo, volano per l'economia reale, che ancora non stiamo vedendo in maniera importante, ma qualche miglioramento comincia a vedersi. Piano piano il livello di disoccupazione sta tornando a dei livelli quantomeno più accettabili. Lo stimolo all'economia da parte della Federal Reserve ha aiutato l'indice Standard & Poor's 500 a salire del 167% dal minimo del marzo 2009. Le dichiarazioni del prossimo presidente della Fed, Janet Yellen, sembrano cancellare le aspettative di tapering, dunque di riduzione dello stimolo, che il presidente uscente della Fed, Ben Bernanke, ha diffuso fino da maggio. Ma le minute dell'ultimo incontro della Federal Reserve mostrano una volontà di ridurre lo stimolo, comunque, anche al di là delle aspettative che al momento sono per il prossimo anno. Dopo che Yellen ha parlato, appunto, si pensava che questo tapering, questa riduzione dello stimolo monetario accadesse intorno a marzo 2014. Adesso, dopo le minute, le idee sono un po' più confuse perché sembra che il gruppo, le minute sono il resoconto di quanto è stato detto all'interno dell'ultima riunione del FOMC, del Federal Open Market Committee, del comitato direttivo della Federal Reserve. Dunque, l'azionario è pronto per un taglio agli attuali 85 miliardi di dollari che la Fed versa nel sistema ogni mese? Ma a dire il vero mi sembra che sia molto importante la comunicazione che stanno dando quelli della Fed, ovvero il tapering significa eliminare piano piano lo stimolo monetario, quindi da passare da 85 miliardi a zero credo che ce ne passi. Mi aspetto comunque che ci possa avvenire un tapering limitato. E comunque deve essere sempre comunque confermato dai data che usciranno. Mi sembra che la Yellen sia stata molto chiara, e ancora prima Bernanke, che se avverrà un tapering, avverrà se i data confermeranno oggettivamente un miglioramento importante dell'economia, che forse in questo momento stiamo sottostimando. Cosa potrebbe impedire agli indici azionari di concludere il 2013 a livelli record? Sicuramente fattori esogeni o politici. Abbiamo visto, soprattutto di recente, quando ci sono gli scontri politici in Europa, abbiamo sempre dei problemi. Non dimentichiamoci quello che è successo durante lo scontro tra democratici e repubblicani di recente, che il mercato invece non ha mai creduto per un attimo che potessero non trovare un accordo. In Europa si ragiona diversamente. Quindi, al di là dei classici rischi geopolitici che ogni tanto vengono fuori, come quando c'è stato l'esempio della Siria, che anche questo abbiamo superato brillantemente, però noi in Europa abbiamo rischi oggettivi politici perché non siamo un'unione vera e propria, siamo un'unione monetaria, ma ognuno pensa ai propri interessi. Quindi, mi auguro che questo non avvenga e per tale motivo consiglio di rimanere investiti sul mercato. Bene, Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame Asset Management, era in collegamento da Massa. Grazie Michele e a voi per averci seguito. Arrivederci. Grazie, buonasera.